Oggetti gratis di agosto, gratis per i membri di Fallout First. Porca troia, ne vale proprio la pena essere un abbonato di First per avere questo letto. Eh già. Quindi la scorsa puntata ci siamo lasciati con noi che abbiamo scoperto che il sovrintendente tecnicamente è ancora vivo. Tecnicamente. Su questa parete ci starebbe proprio bene un quadro. Quindi vediamo alla radio. Trasmissione del sovrintendente. Trasmissione per gli abitanti del Vault 76. Sono il vostro sovrintendente. Certo. Dobbiamo parlare faccia a faccia. Mi siete mancati tutti. Beh, certo. Ma non si tratta di una rimpatriata. Abbiamo del lavoro da fare. Vi aspetto a Sutton. Non ho capito dove. Non ho capito. Parla con il sovrintendente. La nostra cara sovrintendente allora è ancora viva. Però c'è anche la trasmissione della confraternita. E non si sente nulla. D'accordo. Ah no. È in inglese. E sta piovendo. Ottimo. Allora, devo ammettere che non sto capendo un cazzo. Se voi sapete che cacchio si tratta, ditemelo. Ma che bello che il tempo è cambiato così. Dal nulla. C'era il sole 2 secondi fa. Mannaia. Fammi chiudere le persiane, va, prima che entra l'acqua in casa. Questa cosa di poter chiudere e aprire le finestre, lo ammetto, mi piace. Senti anche il rumore del vento, Dio mio. Va che realismo. Non ci entrerà l'acqua in casa oggi. Quindi, il sovrintendente, dove si trova? Si trova qui. E io sono qui. Bene, non è lontano. Andiamo a trovarla. Oh, quanto mi piace casa mia. Credo proprio di aver fatto una bella casa. Non voglio dire di essere stato bravissimo. Però mi avete consigliato anche di fare la missione del Wayward. Il punto è che non mi va. Cioè, nel senso, preferisco seguire una storyline per adesso. E quella storyline è questa qua del sovrintendente, per ora. Ulla, quanti progetti! La Madonna! Scusami? Ma tutti sti progetti da dove stanno uscendo fuori? Io prendo tutto. Oh, grazie. Detto sinceramente, non ho idea di chi li abbia lasciati lì, ma è sicuramente stata una persona molto gentile. O una persona che ne aveva troppi, probabilmente. Guarda, non so. Chiunque sia stato, è stato una persona fantastica. Nella scorsa puntata ho usato una roba che non avrei mai pensato di usare in un video, ma più che altro, che cacchio è stato? Era una roba vecchissima. È un gnomo armato di ascia. Dio mio. Mi sento vecchio solo ad aver pensato a una roba del genere. Il fatto che mi ha fatto ridere tantissimo l'averlo messo. Grazie, tutto il legno che trovo è ben accetto, visto che aver costruito la casa mi ha tolto praticamente tutte le scorte di legno che avevo. Quindi la cosa figa è che, bene o male, queste case, queste strutture sono ancora intatte, bene o male. Mi piace il fatto che comunque sia passato non troppo tempo, non così tanto da aver potuto saccheggiare qualsiasi cosa, distruggere qualsiasi cosa. Ehi, Ratti Talpa, buongiorno. Ti spacco la faccia, eh. Grazie, avevo proprio bisogno di un po' di carne. Casa del sovrintendente. Ah beh, se c'è... si è scelto un bel posto per mettere un camp. Anzi, più che un camp, qua si è fatto tutta una villa. Vorrei potermela rubare, il banjo, una chitarra, qualcosa. Il progetto, perlomeno. Welcome. Fatto con paint, bello. Il banjo, la chitarra. C'ha tutto il sovrintendente. Non c'ha un singolo problema al mondo. Adesso entriamo in casa e scopriamo che è morta. Aspetti un attimo che mi pulisco le scarpe e entro in casa. Ah! È addirittura una zona di teletrasporto. Ehi là, siamo vivi allora, eh? Andiamo a parlare di sotto. Qui si sta bene, ma vorrei tanto presentarti una persona. Certo, tutto quello che Abbiamo vuoi. Abbiamo davvero esagerato con questo posto. Dai pure un'occhiata in giro.
Va bene, sì. Credo che non le dispiaccia se rubo un po' di roba, vero? Faccio con calma, eh? L'ha detto lei. Wow, tanta roba da poter rubare. Tanta roba da poter mangiare. E anche un sacco di roba da poter riciclare. Ti svuoto casa, perdonami, ma... Ottimo, posso ottenere l'uniforme militare e la giacca di jeans. Però se metto i jeans e la giacca non vedo quello che c'è sopra. Quindi se tolgo questo... Tadan! Oh, finalmente si vede tutta la mia roba che ho addosso. Molto carino. Mi piace lo stile militare. Ho giusto rubacchiato un paio di cose. Dite che il sovrintendente se ne accorgerà? Su, andiamo a vedere. Chi è questa persona? Chi è? Ah, è un robot. Buongiorno. Lascia che ti presenti Davenport. Mi sta dando una mano con qualche ricognizione. Ah, sì? Teniamo d'occhio la Palacchia. Eh beh, certo. Oh, senza di lui mi fa piacere conoscerti. Zitti, uno alla volta. Ok, quindi... Mi hai dato la chiave e tu stavi parlando, lei stava parlando, non ho capito un cazzo come al solito. Ok, ora, uno alla volta. So che hai delle domande e ti darò le risposte, ma c'è una missione importante. Eh beh, certo, giustamente, prima ma quello che dici tu, no? Ti manca la preparazione. È troppo pericoloso. Non posso incaricarti. Signora, io giocavo Fallout prima ancora che la programmassero. Non posso credere alle mie parole. Ma ti consiglio di interpellare il sindaco di Grafton. Ok. Nella Valle Tossica è possibile recuperare equipaggiamento e materiali. E il sindaco può indicarti le zone migliori. Certo. C'è qualcos'altro di cui vuoi parlare? Non so perché sei scomparsa senza lasciare traccia, però lasciamo perdere. Bene, dobbiamo raggiungere il livello 20. Ottimo. Quindi per la signora io non sono abbastanza preparato. Siamo al livello 12. Mancano 8 livelli. Bene. Adesso vi chiudo qua dentro e vi lascio lì a morire di fame. Raggiungi il livello 20. Oh. Zuppa di verdure miste, oggetto creabile. Ah, pensavo di averla fatta io quella zuppa. Bene. Il mondo è mio quindi. C'è un altro giocatore. È di livello 400. Ciao amico. Dio mio, 400. È tantissimo 400. Questo qua deve giocare dall'inizio. Quindi in questo momento non ho uno scopo definito. Ho anche delle missioni secondarie. A questo punto possiamo andare ad aiutare il Wayward. Possiamo interrogare la famiglia alla fattoria Anchor, il riciclatore alla fiera Tyler Country, oppure convincere il capo della banda a lasciare in pace il Wayward. Beh, ucciderlo mi sembra comunque una buona alternativa. Allora, qua abbiamo la fattoria, qua invece il riciclatore e qua invece il capo della banda. Direi, facciamo un piccolo salto a casa. Va che bello aver messo questo sopra il fuoco. Cioè, sembra fatto apposta. Sembra fatto apposta. Oh, casa mia anche di notte è bella illuminata. Il problema è che mi servono altri cavi per poter illuminare anche gli interni. Ma... Sta per caso piovendo? Non mi sembra. Perché c'è l'acqua increspata dalla pioggia? Caro Volt 76, ci rivediamo di nuovo. Questa volta devo girare a sinistra però. E guarda un po', un cadavere. E ci sono anche i robottini. Ah, interessante. Chissà perché poi. Ehi là, buongiorno. Ella che vola all'indietro che si sta facendo, guardalo. È rotolato via. La mia destinazione è verso di qua, però è pieno di robottini. Non ne ho idea del perché, ma è pieno. Vista la quantità di robottini e di cose militari, credo che questa fosse una zona militarizzata. Una volta, forse. Il mio obiettivo più vicino è questo qua, quello sulla destra. Quindi, destra, sinistra, centro. Quello che cavolo è? È uno sciame di insetti. Sciame d'api. Ah. Sì, certo, riuscirò sicuramente a sparare a uno sciami d'api tutte assieme con un colpo solo, eh. Sicuramente funziona così. Come negli RPG, Cristo. Tra l'altro non ho visto il cadavere. Ecco, non c'è un cadavere. Ottimo. Non posso neanche lootare roba come miele radioattivo o altro. Peccato. Intanto abbiamo già raggiunto la nostra prima meta. E io intanto mi rubo tutto quello che trovo. Tipo per esempio questi funghi. O anche questo tronco. Il legno dannazione mi serve. Ehi là, bramino.
Mu anche a te. Però, bella casetta, eh. Con la casa fatta lì sulla pompa idraulica, gente qui, gente lì. Pensavo che in Appalachia saremmo stati meglio che nell'est. Nah, e invece hai pensato male. Sai qual è la cosa buona di essere online in un gioco del genere? È che non esiste un vero concetto di furto. Cioè, io questo telefono sono nella casa di questa gente. Io lo prendo, basta, non c'è... Oddio, quello sta rubando, allora ammazziamolo, forza! Una cassaforte! Oh, ma pensa un po'. In qualsiasi altro gioco questo dentro una casa sarebbe stato un furto. Non sto criticando il fatto che sto rubando e nessuno mi dice niente. Sto solo proprio elogiando la cosa del fatto che siamo online. Accordo con i radicali. Ah, grazie. Beh, ne trarremo vantaggio tutti. Noi vi forniremo protezione e voi... Certo. Contribuirete a sfamare le molte, moltissime bocche a mia disposizione. Vuoi dire che voi sarete liberi di prendere quello che volete e di lasciarci morire di fame? Ah, esatto, perché li proteggono. Non si arriverà, tanto me ne assicurerò personalmente. Allora. Sto morendo di sete. Abbiamo un accordo. Sai dove puoi ficcartelo il tuo accordo? Non siamo i vostri schiavi. Se volete il nostro cibo, dovrete... Scusa, Maggie. Il resto di noi è d'accordo. Ti porteremo il carico una volta a stagione. Ah, ottimo. Hanno accettato così una a cuor leggero. Una volta al mese. Lo consegnerò personalmente. Certo. Bene. La parola d'ordine per entrare è Blue Danube. Blue Danube. Piacere fare affari con voi. Bene, quindi avete accettato sostanzialmente di farvi inculare da questa gente. Credo che farò un favore a tutti uccidendolo. Oh, fantastico! È arrivato il tempo verde. Beh, credo che l'unica opzione sia aspettare che finisca, no? Oppure potrei benissimo andare. Credo che aspetterò un pochino. Ah, che tempo di merda. Stare in casa non ti protegge per nulla. Beh, allora... è il caso che io esca. Poi, prossima destinazione. Io però ogni tanto penso a quei poveracci del Vault 76 e quelli di Fallout 4 che escono da un mondo normale, un mondo dove non esistono radiazioni, malattie del genere, mutazioni, e si ritrovano in un mondo di merda dove tutto è radioattivo e qualsiasi cosa può farti danno. Bevi l'acqua e stai male, mangi un pomodoro e stai malissimo. E che cazzo, che vita di merda, fratelli. Che schifo di vita che devono passare questi qua. Passano dal mangiare, non lo so, il cram, che vabbè, è prosciutto sottovuoto con 10 milioni di conservanti che rimane buono da qui al 2020.000. Puttana Eva, si ritrovano a mangiare carne di cane radioattivo. A volte anche cruda. Quello chi è? Cosa schifo è? Mostro di Flatwood. Guarda. Non so, non sono sicuro. Potrei anche morire. Merda, spero che non mi abbia sentito. Wow, si è appena teletrasportato? Sono per caso in pericolo io? Non lo so, eviterò questa domanda e me ne vado. Eccomi di nuovo qua, dove ci sono le giostre. Quel mostro però mi preoccupa. Non è che adesso mi insegue fino alla fine dei tempi e io muoio? Vediamo cosa vedo nei miei occhi da elfo. Io vedo un ardente. Vieni qua. Due ardenti morti. Ce ne sarà sicuramente qualcun altro. Eccolo lì, infatti. Resta fermo. Dio mio. Che mira. Siamo saliti sia di score che di livello, quindi rivendico il mio premio di oggi, che sono un bel po' di tappi. 1000 tappi, tra l'altro, buttali via, visto che sono povero. Armatura di cuoio e di ghiaglie. Non lo so. Raccogli 760 tappi. Beh, tutto assieme, tutto quanto. Di cosa posso salire? Qual è la cosa più utile per cui salire di livello? Però voi mi avete consigliato di fare forza. Il fatto è che devo vedere che cosa
mi propone il gioco. A me interesserebbe scassinatore di un altro livello, almeno il livello 2. Non c'è? Eccolo qua. Mi sono appena informato su una cosa e meno male che mi sono fermato prima. Meno male. Non so cosa scegliere. È sempre difficile scegliere una roba. Sai che ti dico, io inizio ad aumentare le cose importanti. Ad esempio, questo sarebbe bello averlo. Avere meno danno possibile. Me lo porto a livello massimo. Tanto sto giocando in solo, assolutamente. Talentuoso, eccolo qua. Sto giocando in solo, quindi il 20% di danno in meno, buttalo via. 30% di rigenerazione, non male. Ecco, oh, di pochissimo. Ma continua a riprendere vita. Per quale motivo? Scusa un attimo, perché sta riprendendo vita quello lì? L'ho colpito due volte. Eccolo là. Credo sia lui. Ah no, è questo qua. È senza testa. Ecco perché. Perché è buggatissimo. Ehi, stai buono. Aveva un macete, ma comunque mi hanno dato un forcone. Ma poi sta roba blu? Che cacchio è? È interessante vedere che all'interno sono vuoti. Eccolo lì. Crepa. Ce n'è un altro in arrivo. Siamo uno. Sì, sì, sì. Siete quello che volete di essere. Però io vi preferisco morti. E vai. Quanta bella Nuka Cola da bere. Buongiorno. Ehi, ehi, vattene via. Ah, non sei uno di loro. Sei qui per derubarmi? Caschi male. In realtà ti ho appena derubato di tutto quello che avevi qua. Ho sentito che potevi cacciare quei malviventi da lì, come? Ah, hai parlato con quello, eh? Sì, col ghoul. Diciamo che ho il mio asso nella manica. Sì, volendo, però guardami negli occhi. Avrei potuto ucciderli tutti, ma farlo per niente non mi va. Voglio qualcosa. Che cosa? Che vuoi tu? Sull'isola vicina c'è un grosso nido. Portami un uovo e ti darò quello che ho. Perché ho il dubbio che quest'uovo sia di Deadclaw. Esatto. Da qualcosa con cui io non voglio avere niente a che fare. Vedi un po' tu, insomma. Secondo me o è Mylurk o è un Deadclaw. Trasportatore astrale prodotto dal governo. L'ho rubato quando sono scappato dal laboratorio. Permette al corpo di visitare il piano astrale. Ah, un'arma interessante. E allo stesso tempo ti permette di neutralizzare gli altri con facilità. Ah, no, è una specie di stealth boy. Troppe missioni tutte attive. Andiamo un attimo con ordine. Eccolo qua. Trovato. Un'altra missione è stata completata con successo. Eccola qua l'isola. Vista com'è messa, secondo me ci sono i Mylurk. Ah, qualcuno sta costruendo qua. Beh, non è brutto come posto. Ehi là. Ah no, credo che il tizio abbia preso questa postazione. Quelli sono per caso super mutanti? Aiutami. Aiuto. Aiutatemi, torrette! Dai, provaci a venire qua, forza! Ci sono tutte ste torrette che mi aiuteranno. Oh, forse farò prima ad uccidervi io, però. Oh là, che colpo in testa. Mi sa che il tizio mi odierà per questo. Il tizio mi odierà di sicuro. Ecco fatto. Avevo solo bisogno di un minimo d'aiuto. Però sta mettendo... Allora, è un livello 174, quindi è uno che ci sta già giocando da un bel po' e sa quello che fa. Assolutamente. Infatti sta riempiendo tutta la zona di torrette. Il che è quasi assurdo. Ulla madonna. Cosa sta succedendo lì? Comunque, io lascio giù tutta la roba che non mi serve. Grazie, amico. Bene. Devo arrivare dall'altra parte. Come posso fare a non prendere radiazioni? Isola dei Deadclaw?
Ma tu sei pazzo. Tu sei fuori di testa. Ci posso provare. Io lo sapevo che erano Deadclaw. Era talmente ovvio. Shh. Vediamo. Via, 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 via. Scappa. Scappa, Cristo. Prima che ti arriva un Deadclaw incazzatissimo. Uff. Ok. Non c'era niente. Non sono ancora preparato per affrontare un Deadclaw. Non con queste armature e non con queste armi. Ma continuano ad esserci esplosioni incredibili. Sto tizio qua, chissà che sta combinando. Beh, io per sicurezza lascio giù questo bello vetto di Deadclaw, che non si sa mai che la madre, il padre, i fratelli vengano a ricercarlo e ad ammazzarmi. Ehi, ardente! Ardi al cazzo. Ed ecco qua il nostro amico pazzoide. Mi ha mandato a prendere un cazzo di uovo di Deadclaw. Pazzo malato. Sì, interagisci però. Ehi? Gioco? Mi hai trovato l'uovo? Oh, è finalmente. Era un'isola di Deadclaw, pazzo bastardo. Adesso capisci perché non ci volevo andare. Allora, hai trovato l'uovo? Sì, te lo spacco in faccia l'uovo. Ehi, ciao, ma come sei bello. 3 stealth, boy. Vabbè. Quando ti schiuderai mi chiamerai papà. Guardate, per il nostro accordo, fanne buon uso. Mi chiamerai papino. Ah, quindi ho fatto tutto questo solo per degli stealth, boy. Potevo benissimo farlo anche senza. Ho rischiato di morire, inutilmente tra l'altro aggiungerei, per dei cazzo di stealth, boy. Scelte di vita sbagliate. E io sono arrivato a destinazione. Eccolo là il nostro amico. Non lo vedo, troppo lontano. Anche perché io nemici non ne vedo. Eccone là uno. Non c'è più il nostro nemico. Un intruso! Aprite per favore. Dai, vieni qua e vienimelo a dire. A cosa avete dato fuoco, giusto per capire? Eccoti là. La torretta è pericolosa, quindi gli staremo lontani. Allora, un'armatura. Entra subito. No, non posso usarla perché è di... oh, è di un livello troppo forte. E là, buongiorno. Forse è meglio usare il fucile a pompa. Ah, eccoti. Grazie. Devo riuscire a disattivare le cacchie di torrette. Ehi là, buongiorno. Dammi un po' tutto quello che hai. Allora, visto che c'è questa signora armatura atomica, io prenderei tutto e ora ci entro. A prescindere o no, comunque mi potenzia. Il fatto è che spero che basti il nucleo di fusione. Ehi là, bentornata. Stupida torretta. Ehi, ciao, radicale libero. Ti radicalizzo le gambe. Il macchinario per le scorte mediche. Fammi comprare un paio di steampack, va? È vero, costeranno un sacco. Però ne ho bisogno di cure adesso. Ho veramente bisogno di cure perché le sto finendo. Sono anche stato poco furbo perché non ho messo l'abilità. E vabbè. Ehi, buongiorno là. Ehi, crepa però. Chi altro? Ah, ce n'è uno anche là nascosto. Allora, aspetta che prendo... che prendo il fucile da ca... ho sbagliato continuamente. Sto cazzo di tasto, questo. Forza! Non volevi spararmi? Ce n'è anche per te, se ti stai fermo. Ecco fatto. Ah! Saltare giù con l'armatura atomica ti fa prendere danno? Ma dai, una delle feature più interessanti dell'armatura atomica è che non ti faceva prendere danno. Sono pesante di 40. Ottimo. Sai perché? Perché ho i pezzi dell'armatura atomica. Vabbè, facciamo la nostra missione. Speriamo che non sia troppo grande questo posto.
Vorrei ucciderlo in fretta. Cos'è stato? Ehi, so che sei cos'è stato? Sono io. Guarda un po' chi c'è. Io. Sono sempre quello di prima, tranquillo. Buongiorno, salve. Siete di livello 9, un livello interessante. Potreste avere anche oggetti interessanti. Però il problema è che fate un male. Fate veramente tanto male con le vostre armi di livello 9 in questo momento. Cosa fai? Scappi? Codardo maledetto. Aia. Pezzo di merda. Mi hai sparato alle spalle, eh? Codardo. Oh, posso riciclare un po' di roba, dai. Almeno mi sono liberato di un po' di peso. Oh, finalmente posso di nuovo camminare. E arriva un altro... un fucile laser. Un altro attacco nucleare. Che novità. Chissà perché non sono sorpreso. Sempre pensato che per trovare il nostro tesoro avremmo dovuto affidarci a un bambino. Cioè, stanno usando un bambino per prendere un tesoro? Morto. Beh, non è più un problema, no? Voglio dire. Merda di livello 14 questo. Che danni incredibili che fa. Fa un sacco di male sto tizio. Grosso sbaglio. Fa malissimo. Questo è per te. Aspetta. Ecco fatto. Dio mio, meno male che questo l'ho ucciso con un colpo solo. In due sarebbe stato veramente difficile. Non lo nego. Perfetto. Missione compiuta. Con cosa stiamo lasciando il messaggio? Con la pittura. Lasciate il Wayward alone. D'accordo. Energia in esaurimento. Ottimo. Quindi è arrivato il caso di andare subito a casa e lasciare giù quest'altra armatura atomica. Ne abbiamo già due ora. Guarda, meno male che abbiamo ucciso il tizio lì con un colpo solo. E il secondo, bene o male, ha fatto un po' tutto anche la Molotov. Mettiamo giù l'armatura atomica. Me la prendo. E mettiamo giù tutto. Ehi, Wayward, i vostri problemi sono finiti. Rieccoti. Hai sistemato la situazione con quei maledetti? Tutto a posto. Beh, è una buona notizia. Esatto. Dal tuo sguardo preferisco evitare di chiedere dettagli riguardo ai tuoi metodi di negoziazione. Hai comunque agito bene. Significa che di te ci si può fidare. Esatto. Forse. Ma c'è in sospeso la questione dei miei uomini scomparsi. Sono andati alla ricerca di alcuni personaggi poco raccomandabili e non sono mai tornati. Immagino. Sono due tra le persone più toste che conosca. Perciò questa lunga assenza mi fa temere che sia successo qualcosa. Ed è Trovale. Probabilmente così. E potrei anche ricordare una cosa o due su Crane e il suo tesoro. Ah, quindi sapevi allora. Il Wayward è sistemato almeno. Ora rimane solo un'altra cosa. Grazie tutte ste ricompense belle. Ora rimane solo un'altra cosa da fare. Livellare fino al 20. Oh, Dio.